stasera allo Stammtisch di Campobasso ha luogo la quarta Oktoberfest del Molise. Ormai per il quarto anno c'è questa tradizione che si è snodata lungo le strade del Molise e approdata qui a Campobasso. La ripresa delle tradizioni bavaresi è tangibile e visibile non soltanto nella preparazione dei piatti, ma anche nella provenienza dei prodotti, che sono appunto tutti quanti di origine bavarese. Altro protagonista è l'immancabile birra. Quest'anno, come gli altri tre anni, c'è la birra Augustiner, che è appunto la birra tipica dell'Oktoberfest bavarese. Un altro pezzo forte è sicuramente rappresentato dal modo in cui i piatti vengono presentati a questa festa. Si parte dallo stinco, che è comunque uno dei pilastri portanti, fino alle patate, per passare poi ad un brasato che ha un gusto sicuramente eccezionale, fino ai classici würstel e a una particolarissima zuppa di fagioli con aggiunta di würstel, che è una tradizione tedesca che è stata riproposta egregiamente qui allo Stammtisch. Sicuramente una cosa che colpisce è l'animazione live per tutte le serate, che ricordo sono dal giovedì alla domenica per gli ultimi due fine settimana di settembre ed il primo di ottobre. I gruppi scelti sono principalmente gruppi molisani, ma anche gruppi delle regioni limitrofe, tutti caratterizzati da un'impronta tipicamente folcloristica e popolare. Ma la cosa principale è il divertimento, lo stare insieme, una festa aperta non solo ai giovani ma anche alle famiglie, dove c'è la possibilità di assaggiare una cucina diversa che ricorda comunque i gusti molisani, degustare una birra che è tipica di questo periodo, quindi introvabile in altri sedi e in altri periodi, e sicuramente gustarsi tanta buona musica e tanto divertimento. E trapassato da una bella freccia, andare giù, chiudo qui il cuore, andare giù, chiudo lo primo amore, tu non mi vuoi più sentire, perché tu non mi dici più casi. Questa sera allo Stammtisch di Campobasso ha luogo per il quarto anno l'Oktoberfest del Molise. Mi trovo in compagnia con Antonio Di Maria, che è responsabile della cucina di questa grande festa. Qual è l'origine di questa festa? L'Oktoberfest del Molise noi lo abbiamo sposato quattro anni fa in un progetto che guarda oltre, cioè non vuole essere solo la festa dell'occasione della birra o portato in Italia una parte della Germania. Siamo un po' egoisti, diciamolo, stiamo anche cercando di lavorare a questo progetto per far diventare un grande treno, come ho già detto in passato, farlo diventare, non a caso si chiama Oktoberfest del Molise, farlo diventare una grande vetrina dove i grandi numeri possono dare anche opportunità al territorio e quindi mettere in evidenza tante altre cose che abbiamo e sicuramente da mostrare, da proporre. Questa sera voi vi siete attenuti molto alla tradizione bavarese, a partire dalla birra per finire con i piatti che servite, a tutti i gadget che vediamo qui di fronte a noi. Noi siamo nella cornice dello Stammtisch, che è una birreria bavarese che è stata creata dai fratelli Pollutro. Uno dei fratelli Pollutro, Gianni, è il mio socio, quindi lavoriamo insieme, siamo un tandem. Lo Stammtisch oggi è una location che
per una serie di esigenze quest'anno ha dovuto scegliere di farlo su Campobasso, pur essendo presente come quarta edizione, ma tutto quanto questo vuole significare dare la continuità, perché con noi comunque in questo progetto è coinvolto Luigi Colaneri di Frosolone, che nello stesso periodo lo farà anche da lui a Colombina, pur usando la stessa birra e gli stessi prodotti, perché abbiamo lo stesso fornitore in comune. E comunque lui è una branca dell'Oktoberfest originale del Molise, perché è stato uno degli ideatori, è stato una delle persone che si è caricato di questa grossa responsabilità per portare avanti una certa immagine. Non a caso noi nell'edizione di Carpinone siamo stati raggiunti dal console con gradevolissima sorpresa, siamo stati piacevolmente sorpresi di questa cosa, e il console ha avuto modo di valutare ciò che facevamo e ciò che proponevamo, se fosse originale. Quest'anno noi non potevamo la quarta edizione farla morire, doveva continuare. Allora ci siamo organizzati in questo modo perché per esigenze personali del nostro amico e collega Luigi di Colombina, Luigi Colaneri, noi abbiamo deciso di farlo comunque su Campobasso per mantenere il nome. E stiamo lavorando al futuro, chiaramente non ci fermiamo qua, e abbiamo intenzione di far diventare questo treno un treno calmo, lento, slow, che passa piano per il Molise per portare tanta gente. Questa sera, oltre chiaramente all'originalità di tutti i prodotti e in particolare della birra, c'è anche l'originalità dei piatti, non solo per quanto riguarda la provenienza, ma anche per quanto riguarda il rispetto della tradizione. Offrirete due menù, sì. E in più ci sono anche delle scelte un po' più piccole che vanno bene non solo per tutti i palati, ma anche per tutti gli stomaci. Beh, chiaramente noi dobbiamo pensare a quello che è una festa è aperta a tutti, non necessariamente si può vincolare il palato di un bambino a mangiare un gusto che magari non gli piace, o quantomeno dobbiamo fare in modo che ci si accosti per grado per conoscere un'altra cultura, per conoscere un altro prodotto. Noi siamo abituati a mangiare il würstel magari visto sottovuoto, visto non so, würstellini da pochi centimetri. Il würstel parte da 4-5 cm di dimensione, arrivando fino a würstel da mezzo chilo, da un chilo e mezzo, cioè ci sono varie espressioni, dipende un attimino per l'appunto il contagio culturale e la capacità di aver avuto la gioia di conoscere questi prodotti. Chiaramente su quanto riguarda, noi proponiamo lo stingo, chiaramente allo stingo avremmo potuto proporre il pollo, che abitualmente all'Oktoberfest si trova, ma mi creda, in 3 esperienze noi abbiamo scoperto che l'italiano, il molisano o chi ci frequenta dei paesi limitrofi, il pollo forse lo mangia già troppo spesso a casa sua, quindi si aspetta qualcosa di diverso a tavola. Allora mi è venuto quest'estero di togliere questo pollo e fare un brasato alla birra, e sono felicemente soddisfatto perché abbiamo deciso con il socio proprio ieri sera che lo metteremo nel menù, diventerà il piatto di tutto l'anno perché è piaciuto talmente tanto. Poi avevamo un altro obbligo, che è uno dei piatti che si propone abitualmente, questa costoletta messicana con una serie di aroma, una serie di spezie, dove c'è presenza anche di peperoncino, di paprika, quindi tendenzialmente si presenta rossa. Io ho voluto sconvolgere questa cosa, quest'anno ho preferito prendere del maiale fresco da un fornitore locale che lavora a maiale locale, non nazionale ma locale, ripeto, e praticamente che fa? La mattina mi porta i chili di peso che mi servono, già spezzettati, io li taglio, li condisco e li metto al forno, e mangiamo nient'altro che un pezzo di carne fresca appena cotta. Ecco, sicuramente uno dei protagonisti assoluti di questa Oktoberfest del Molise è la birra che l'Augustiner, come lei ha specificato, da quando è iniziata questa festa, mi diceva che ogni anno questa birra ha delle caratteristiche diverse. Può spiegarci com'è quest'anno e che caratteristiche ha, e specialmente per una persona che non l'ha mai assaggiata, che sapore ricorda? La birra dell'Oktoberfest, in questo caso stiamo parlando dell'Augustiner, perché ce ne sono altre di aziende tedesche che fanno birra, però noi ci dedichiamo in questa perché è quella che secondo noi più rispecchia le nostre caratteristiche o quello che vogliamo proporre. Allora io le faccio un esempio, la birra dell'anno scorso, io è come se l'avessi bevuta un attimo fa, mi ricordo perfettamente il sapore. Quest'anno ha quasi 0,2 in più di grado, l'anno scorso era quasi 5,7, 5,8, non ricordo bene, quest'anno c'ha 6 dichiarato. Però sembra strano, cioè beviamo sta birra di quest'anno è come se stiamo bevendo di qualcosa di estremamente light, cioè è meno strutturata, meno corposa, più profumata, la schiuma meno intensa, però lascia un palato così fresco, così bello. E noi quest'anno premieremo i nostri clienti anche con questa cosa, perché noi abbiamo comprato la birra per l'Oktoberfest, ma abbiamo fatto una richiesta spropositata per cercare di portarla almeno fino a Natale,
perché poi arrivano le birre di Natale, passeremo dalla birra fresca a delle birre più strutturate. Questa birra, se dura i 3-4 mesi, voglio dire, tutto l'inverno, può darsi che va anche bene, poi dopo chiaramente va a perdere. Allora, questa birra ha una durata, ma noi non la vogliamo portare all'estremità. Cercheremo di finirla il più breve possibile, meno tempo possibile per berla, però chi l'apprezza oggi ce l'avrà ancora per qualche settimana, poi ahimè quando è finita Un'altra delle caratteristiche di questa Oktoberfest del Molise: dal giovedì avete avuto ogni sera un gruppo live che suonava qui. Ecco, questa sera abbiamo già sentito gli Unza Unza Band, una band pugliese. Domani sera ci sarà una band di molisani, i Tretnica, che hanno già partecipato appunto ai Molisani Band Contest, mentre nell'ultimo fine settimana ci saranno altre band, tra cui il Rione Iunno più Elio 100 grammi dei Bisca, che comunque è un gruppo molto famoso, e l'ultima sera ci saranno i Tarantula Garganica, che sono all'ultima data dopo aver girato tutta l'Europa. Voi avete fatto delle scelte coraggiose ma anche molto di tendenza. La musica che abbiamo avuto il piacere di ascoltare qui questa sera e la musica che spereremo di ascoltare nelle serate future è sicuramente una musica molto seguita. Come mai queste scelte? Forse anche per introdurre un po' delle culture esterne al Molise qui all'Oktoberfest. Non dimentichiamo che ci sarà un altro nome importante, Aparanza d'Orione, che voglio dire, è un nome storico e qualcosa di eccezionale per quanto riguarda il mondo dello spettacolo. Cioè, abbiamo lavorato veramente, sudato sette camicie per avere questi nomi. Chiaramente un grosso grazie va dato al sentimento amicizia, perché per organizzare queste cose hai bisogno, oltre che di quello che fai tutti i giorni, del rapporto con le persone. Allora, io sono sempre più felice di avere qualche 100 euro in meno, ma qualche mezzo amico in più. E credimi, 30 anni di esperienza, contatti, affetti, amicizie per l'appunto portano a questo. Noi su 12 serate abbiamo fatto suonare per 6 sere gruppi molisani, che comunque fanno parte di un entourage musicale che diamo a scoperta, la chiamo io perché non sono bravo in tecnici di musica. Però hanno fatto delle serate così piacevoli che la gente si è talmente divertita, e noi facciamo live tutto l'anno, noi ogni venerdì d'inverno almeno fino ad aprile facciamo live. Lei mi diceva poc'anzi che lo Stammtisch vuol dire appunto tavola per gli amici. Secondo lei l'Oktoberfest del Molise effettivamente può relazionarsi con un forte sentimento di amicizia? Penso proprio di sì. Allora, l'Oktoberfest come festa, dicevo prima, coinvolge milioni di persone, quindi ha proprio lo spirito della festa. Noi abbiamo creato posti tutti da 10 posti, tutte banche da 10 posti, però ci sono persone che arrivano in 2, arrivano in 4, ma diventa una festa unica perché gli altri 6 posti comunque li riempiamo e quindi si sta tutti insieme. Non è lo stare nel locale, nel mio angolo, avere il mio posto e condividere il mio menù solo con i pochi commensali, ma qui si condivide con tutti, il menù è quello, la birra è quella, la musica è per tutto, il divertimento, e quindi diventa una grande festa.